Bentornati qui sul mio canale, parliamo di libri. Questa volta parlo di un libro di un autore che mi è particolarmente caro. Ho fatto e ho scritto di lui molte volte, ho fatto molti video, ed è Andrea G. Pinkez, scrittore milanese di noir, ma non solo. Personaggio poliedrico, giornalista d'inchiesta, che è tra gli autori che amo, adoro. Un artigiano della parola, le sue perifrasi, metafore, costruzioni cesellano il discorso, molte volte è un flusso di coscienza, un io narrante che in realtà poi nella saga di Lazzaro Sant'Andrea lo trasfigura in questo personaggio, nelle sue avventure che ci racconta, un personaggio, Lazzaro Sant'Andrea, un duro dal cuore d'oro, che ha un rapporto particolare con il piacere per il bere, l'amore per le donne e molte volte lo sfondo di una Milano da bere. Andrea G. Pinkez ha scritto numerosi romanzi per Mondadori, Feltrinelli, raccolte di racconti, tra cui segnalo Sangue di Yogurt, L'ultimo dei Neuroni. Insomma, ho avuto modo di leggere moltissimo di lui. E questa volta vi parlo del libro, spero si veda bene, Mi piace il bar. E c'è un sottotitolo, Del bere e di molto altro, edito da Melville Edizioni. A questo libro ho avuto anche altre edizioni, Mare Barney e un'ulteriore edizione che non mi ricordo. Per la collana qui è edito Ghiaccio 9, un libro di un centinaio di pagine che racchiude alcuni suoi articoli e riflessioni appunto sul bere. Il libro parte con una ballata presente anche nell'assenza dell'assenzio. Tra l'altro Pinkez è anche, secondo me, molto bravo come titolista dei propri romanzi. Vedrete che già la sua bibliografia contiene dei titoli di alcuni suoi romanzi, dei titoli meravigliosi. Mi avvicino perché sono un po' miope e ve lo recito. Mi piace il bar. È un luogo di profeti un poco malandati, con del cinismo e dell'ingenuità. Mi piace il bar. Il posto in cui per ore, se fa il cane in calore, qualcosa prima o poi succederà. Mi piace il bar. È un centro di bugie, non sono solo mie, e tutte insieme fanno verità. Mi piace il bar. I piccoli problemi diventano i più estremi e quelli grossi restano un po' in là. Mi piace il bar. Ma quando i deficienti si sentono importanti e irrompono nella comunità, io cambio bar. Allora, diciamo che il libro, per una gran parte, come vedrete nell'indice che ora vi leggo, non tutto, quasi un inno, origine del termine bar, il bar, i miei bar, storie da bar, personaggi da bar, tipologie di bar, riflessioni intorno al bere, oltre note e infine ringraziamenti. Quindi vedrete in Mi piace il bar, una sorta di inno vero e proprio e di caratterizzazione del perché Andrea G. Pinkez ritenga il bar un luogo prima di tutto di aggregazione e socialità, e lui anche un luogo dove riesce a vedere il mondo e fonte di ispirazione. Ci dice come nasce il termine bar, ci racconta il bar di Milano, il bar che lui ha frequentato, l'umanità che l'ha conosciuto nel bar, i personaggi da bar, 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 i vari tipi di bar. Il bere, il suo rapporto con il bere visto come un metodo attraverso il quale lui riesce a avere ancora ispirazione, ma ad essere alticcio ma felice nel momento in cui continua a scrivere. Lui dice alticcio perché alto 1,83 m. Quindi Andrea G. Pinkez in questo libro perché bisogna leggerlo? Allora, prima di tutto potrebbe essere un ottimo approccio per avvicinarsi al personaggio e alla figura di Andrea G. Pinkez, Andrea Giovanni Pinchetti, Andrea Genio Pinkez. È un grande scrittore, credo tra i migliori scrittori che abbiamo avuto
in questi anni in Italia. Estremamente poco preso in considerazione una certa parte di critica, perché è stato anche un personaggio televisivo, quando la televisione molte volte viene vista, non so perché, dalla critica come una diminuzione rispetto alla figura di uno scrittore che dovrebbe essere valutato solo per i propri libri. È vero, il suo personaggio è un po' guascone, un po' fuori dagli schemi, anche se non so quali siano gli schemi. I suoi libri si leggono molto bene, riflessioni ne pongono, una visione plastica della società, racconta il noir, come definiva lui, romanzo sociale, la vera espressione del romanzo sociale. Troverete in questo libro delle bellissime riflessioni, dei ricordi per la figura di Jack London, si parlerà del rapporto tra cosa sia il bere, la patologia del bere che va nell'alcolismo, si parla di parti anche autobiografiche della vita di Pinkett, quando è stato sceriffo di Cattolica, quando è stato giornalista di inchiesta per vari quotidiani, da cui l'Esquire, quando ha contribuito alla cattura e all'indagine, al proseguimento dell'indagine del mostro di Foligno per le bestie di Satana, insomma, un personaggio veramente che ha vissuto una vita, come la definiva lui, la vita per lui era corta ma larga. In realtà è stato così anche proprio per lui, perché purtroppo ci ha lasciati comunque non in un'età avanzata, ma che ha maturato moltissime esperienze. È un libro, molti mi dicono, prima di tutto, io chiedo sempre ai miei amici che scrivono nel giornale o altro, fate un pezzo su Pinkett, su un lavoro di approfondimento, molti mi dicono: ma tu hai letto più di noi, ne abbiamo letto qualche romanzo, fallo tu. Non mi sento ancora in grado, vedrò se prima o poi ci riuscirò, perché il lavoro stilistico che Andrea G. Pinkett ha fatto nei suoi libri è fantastico. La patina di leggerezza che molte volte appare di alcuni suoi personaggi, di Vever, di Vitelloni, di Milano e dintorni, di persone dedite al corteggiamento alle donne, si interseca con l'indagine, almeno all'inizio, della figura di Lazzaro Santandrea, vi parlo, del noir, un genere che per chi vende viene visto non granché bene sempre da alcuni, ma a noi non ci interessa. Io sono un lettore, come tutti, peculiare, amo Pinkett, amo la sua verve, il suo modo di scrivere, cercando di procurarmi anche altri suoi libri, ho letto tutta la saga di Lazzaro Santandrea, quasi tutti i suoi raccolti di racconti. I racconti sono anche molto, 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 molto interessanti. È un libro questo con cui approcciarsi a Pinkett? Prima all'inizio del video ho detto di sì. In realtà, riflettendoci, è un libro da affiancare. È un libro compendio che fa proseguire il dialogo che Pinkett ogni volta nei suoi libri ci fa. Perché nei suoi libri Pinkett si racconta, ci racconta di lui, di Milano, dei momenti in cui lui ha scritto quei libri che sono permeati dal suo circostante. Quindi, Andrea G. Pinkett, Mi piace il bar. Dovevo fare un video parlando di Pinkett, ne ho totalmente l'esigenza. Fortuna ci ha lasciato i suoi libri, mi manca moltissimo sua presenza, troverete online molte sue interviste, molti suoi contributi, e leggetelo, veramente leggetelo. Ho avuto la fortuna di scoprirlo. Prima conoscevo un personaggio televisivo di sfuggita, poi ho trovato il suo primo libro, che in prima edizione Metropolis, me l'ho trovato nella ripubblicazione Feltrinelli, Lazzaro Vinifuori, l'ho trovato a un mercatino dell'usato dei libri, e da lì poi è stato amore a prima vista. E guardate, datemi fiducia e leggete Andrea G. Pinkez, perché ne varrà la pena. Non so se possa piacere a tutti, a me piace veramente, 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 veramente tanto. Il mio è un inno a Pinkez, e a tutti un saluto, vi aspetto presto al prossimo video. Ciao!